Grazie Presidente, io non avrei voluto tornare, insomma, sull'argomento, però pungolato dalle opposizioni, poi io invito i cittadini e le persone del settore evidentemente a documentarsi, perché questa presunta competenza delle opposizioni si dimostra poi negli atti che presentano con superficialità e appunto con nessuna conoscenza evidentemente dei regolamenti di riferimento né neanche dei territori. Qualcuno ha affermato che ci potrebbe essere interferenza tra il mercato e gli altri mercati esistenti. E beh, dovete sapere che il sesto municipio ha un solo mercato rionale, ed è il mercato di Torre Spaccata, e quindi tutto ciò è stato ben verificato e si viene invece a colmare appunto una carenza magari nel ramo alimentare di produttori agricoli che in quella sede il municipio stesso ha voluto manifestare l'esigenza di istituire. Se conoscessero i territori, questi consiglieri, invece di fare della politica, diciamo, di attacco, non neanche suffragato da nessuna informazione utile, potrebbero sapere che i municipi spesso sono in più gravi difficoltà, ed è questo il caso, dei dipartimenti nel gestire i bandi. Quindi è lo stesso municipio che chiede, comunque previsto da regolamento, che il bando venga espletato dal Dipartimento Sviluppo Economico. Quindi a questo proposito mi sembra che le opposizioni abbiano dimostrato tutta la loro incompetenza che attribuiscono a noi in questi ordini del giorno, e siamo contenti comunque che capiscano almeno il contenuto e che si debba votare favorevole a una proposta che è veramente fatta per i cittadini e per il lavoro. Grazie.